donato per ridarla, diciamo, alla comunità di San Giuseppe, che merita sicuramente spazi ancora migliori da rigenerare. Piena sintonia, piena unità di intenti tra amministrazione Ecola, Ater. Sì, ma noi collaboriamo con tutte le istituzioni, abbiamo una collaborazione stretta con Ater, non solo per quest'area ma anche per quartiere Santa Rita, dove anche lì dovrebbe partire la tariffa puntuale con il conferimento all'ecoparco. C'è questo ritardo dovuto alla impossibilità di fare riunioni e assembramenti, perché è necessaria chiaramente la comunicazione. Va benissimo, grazie. Tanta sensibilizzazione, e non solo per quel che riguarda la raccolta, ma anche per la rigenerazione dei quartieri. Sì, il quartiere San Giuseppe aveva bisogno di questa eco box, che insomma va a affrontare e risolvere problemi di varia natura, degli esercizi commerciali, ma soprattutto dei cittadini. Quindi ringrazio l'Ecolan che ha voluto rispondere a questa nostra sollecitazione, all'Ater che ha concesso questo spazio che era abbandonato e che oggi anche con la ditta Paone si arricchisce, e con la manutenzione e l'attenzione alla signora Vera qui sarà una veramente una guardiana affettuosa di questo spazio. È un senso civico che i cittadini devono cogliere: la città deve essere pulita, però occorre che ognuno faccia la propria parte. Noi siamo contenti di questa fase, che sarà una fase sperimentale, per vedere poi se tutto il quartiere dovrà conferire qui nell'eco box o se ci sarà una diversificazione. E ringrazio quindi i cittadini di questo quartiere, che vorranno collaborare e darci un aiuto, una mano, per rendere la città sempre più bella e pulita. Sì, questo è un accordo che abbiamo raggiunto con l'Ecolan, diciamo, già da un anno che ci stiamo lavorando, dove abbiamo degli spazi verdi in prossimità dei quartieri di case popolari, di dare la possibilità all'Ecolan di posizionare degli eco box a servizio del cittadino. Quindi, diciamo, l'Ater che si spinge non soltanto alla riqualificazione degli immobili, ma bensì anche a dare un servizio alla cittadinanza, come anche come verde pubblico, perché lo scopo è quello di dare all'Ecolan il posto per posizionarlo, però in contraccambio chiediamo la possibilità chiediamo la gestione del verde pubblico, quindi lo sfalcio dell'erba, che per noi come ente è difficoltoso perché non è la nostra mission, e invece per i cittadini è una riqualificazione interessante per quanto riguarda il quartiere.